Il cinema, perlomeno il cinema che io amo, il cinema che io vedo, è un cinema legato alla realtà, è quindi un cinema politico. Considero, dati i tempi, la mia attività nel cinema come un proseguimento di quell'attività politica, in forme diverse, forse più deboli, ma chissà. Siamo in un'epoca totalmente diversa, in cui per fortuna alcuni problemi tecnici, pratici, determinati dalla pellicola, non esistono più. Questo voleva dire che quando ho cominciato io, parliamo della metà degli anni Ottanta, le luci erano necessarie, le pellicole non erano sensibili, iniziavano a essere sensibili, le ottiche iniziavano a essere luminose. Però comunque un po' di luci bisognava metterle. Invece adesso siamo entrati in un momento in cui la sensibilità delle camere digitali e la qualità delle camere digitali rendono assolutamente non necessaria, se vogliamo, l'utilizzo della luce, e questo cambia completamente l'approccio, soprattutto per i giovani filmmaker, a questo lavoro. Io ho vissuto come un incubo alcune regole tecniche che erano necessarie, che bisognava capire, conoscere e magari poi rifiutare. Adesso non esiste più nessun obbligo e questo rende il nostro lavoro molto più creativo, molto più semplice, molto più economico e molto più aperto alle nuove generazioni. E di questo io sono strafelice. Posso solo dirvi che non girerei un film in pellicola neanche se mi costringessero in catene, cioè le catene me le sono tolte, mi sono liberato dalle catene nel momento in cui ho smesso di girare in pellicola. Era veramente un incubo. A parte che nessuno poi riusciva più neanche a svilupparla bene perché i laboratori non erano più in funzione, quindi avevamo a che fare con pellicole vecchie, con sviluppi scadenti, e quindi francamente, ma proprio non c'è motivo. Quando si girava in pellicola, si stampava sul positivo e si proiettava con un proiettore tradizionale, aveva un senso perché la pellicola era sempre un mezzo trasparente, la luce passava attraverso la pellicola senza nessuna interruzione, ma nel momento in cui abbiamo cominciato a digitalizzare il negativo e abbiamo cominciato addirittura a proiettare digitalmente, francamente non si capisce nessun motivo valido per utilizzare la pellicola oggi, se non un'idea romantica e elitaria e contraria alla creatività. Non credo che esista un rapporto ideale fra regista e direttore della fotografia, dipende dal rapporto che si crea tra il singolo regista e il singolo direttore della fotografia. Per quanto mi riguarda, ho lavorato con piacere con registi che erano attentissimi alle inquadrature e anche alla costruzione dell'immagine, anche alla sequenza di montaggio, e altrettanto bene con registi che non si occupano minimamente della forma del film, ma che non per questo sono meno registi di altri. Cioè, il regista innanzitutto si deve concentrare con gli attori e sugli attori e sulla recitazione e sulla storia. Dopodiché, se ha un interesse per la forma del film, benissimo, ma se non ce l'ha, non per questo è meno regista. Quello che non sopporto è l'indecisione, cioè il problema è che il nostro lavoro è determinato da un rapporto col tempo terribilmente dittatoriale, nel senso che la velocità è fondamentale perché il tempo è preziosissimo. E quindi un regista che cambia continuamente idea, ecco, questo può essere un problema. Il rapporto con la velocità è la stessa cosa che io sento dentro di me come assolutamente necessaria e fondamentale. Cioè io non posso pensare di far perdere tempo perché non sono deciso su che luce mettere o su che inquadratura fare. Il tempo è decisivo per la recitazione e per il film. Io sono interessato a fare dei bei film, non a fare una bella fotografia. Il rapporto con la scenografia è un rapporto fondamentale perché soprattutto negli ultimi anni, nel momento in cui non metto praticamente quasi più nessuna luce, la scelta dell'abat-jour, la scelta degli ambienti diventano fondamentali per la fotografia. Cioè l'abat-jour è la fonte di luce principale per le scene di notte, le lampade di scena sono la luce principale nelle scene di interno notte e quindi delle volte mi viene da dire, visto che io mi limito molto spesso a accenderle o a spegnerle e a fare invece molto di più l'operatore di macchina, mi viene da dire che il direttore della fotografia in realtà è lo scenografo.
e io faccio l'operatore di macchine. Il cortometraggio è una palestra ginnica fondamentale per chi comincia questo lavoro. È soprattutto un momento in cui si sperimenta, si può sperimentare liberi da ogni costrizione, ma è soprattutto anche un momento in cui si crea quell'affinità fra i componenti della troupe che magari ci porterà o vi porterà a fare poi un film o un lungometraggio con degli amici. Cioè, io trovo che i rapporti umani, di collaborazione all'interno del set sono fondamentali. Il cinema è un'opera d'arte collettiva, quindi il cortometraggio è il momento in cui si verifica la compatibilità con i propri collaboratori fondamentali e per gli inizi sono determinanti. Poi dopodiché si può passare a una struttura più lunga, però insomma questo non vuol dire che non hanno una collocazione dei corti, però diciamo è una collocazione più difficile perché all'interno di una sala cinematografica è difficile mostrarli. Siccome io sono convinto che la sala cinematografica sia fondamentale e sono convinto che vedere in maniera solitaria, solipsistica i film non abbia nessun senso, il cortometraggio diciamo è in una posizione un po' più delicata perché inevitabilmente la visione è sicuramente una visione attraverso il computer, l'iPad, e quindi è una visione un po', come dire, limitata perché è solitaria. Cioè la stessa empatia che noi verifichiamo quando giriamo un film, cioè la capacità di comprensione senza parole data dalla socialità e dall'empatia, è quella che ci permette di capire un film in una sala cinematografica e ci impedisce di capirlo nella visione solitaria del televisore o del computer. Quindi, diciamo, non ho molta fiducia nella lettura dell'opera cinematografica da soli. Necessita della sala. Il cinema, perlomeno il cinema che io amo, il cinema che io vedo, è un cinema legato alla realtà, è quindi un cinema politico. Non ha nessun senso per me fare dei film che non parlano della realtà o che travisano la realtà. Cioè il cinema è un potentissimo mezzo per svelare le contraddizioni del presente, è un potentissimo mezzo anche di coscienza politica per quanto mi riguarda. Parla della realtà ed è girato nella realtà. A me tutti i film che non parlano di questo non solo non li faccio, ma non li vado neanche a vedere. Negli ultimi anni trovo che ci sia un'altissima qualità delle opere cinematografiche che vedo, mi piacciono quasi tutti. Diciamo, mi ha molto colpito vedere One Second, il film cinese di Zhang Yimou, perché parla dell'opera d'arte cinematografica vista collettivamente in una sala cinematografica durante la rivoluzione culturale. Il cinema era pieno, si attendeva il film come un evento fondamentale della giornata, la gente partecipava attivamente alla visione, applaudendo, ridendo, in una sala gremita di un piccolo paese. Io l'ho visto in un cinema in cui eravamo in tre. Questo è il problema. Il pubblico in sala si riporta rendendo innanzitutto le sale cinematografiche dei luoghi piacevoli, nel senso la sala cinematografica deve essere un luogo dove ci si può incontrare, cioè deve avere un bar, deve avere un posto dove poter stare, dove poter discutere del film, e non è un posto dove, non è un supermercato in cui entri, fai la spesa ed esci, perché non c'è nessun luogo di socialità all'interno. Da questo punto di vista, dei luoghi come a Roma il Troisi, fatto dai ragazzi del Cinema America, meravigliosa esperienza di socialità,
ma anche il cinema a Beltrade, piuttosto che il cinemino a Milano, sono degli esempi di cinema che funzionano proprio perché recuperano la dimensione collettiva e non individuale della visione e quindi sono un luogo di incontro e di socialità. Quindi o si capisce che il cinema deve essere un luogo accogliente, quindi dotato anche di un bar, quindi dotato anche di una sala studio, come per esempio nel Cinema Troisi di Roma. La sala studio del Cinema Troisi è aperta 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica, e è piena di gente. E queste persone vanno alla sala studio giovani, vanno poi giù al bar, vanno giù al cinema e viceversa. E questo è il futuro del cinema, non è in luoghi astratti, maleodoranti, e asociali e brutti. Se non esistono i cinema, io non vedrò più film, leggerò libri.